Già vedete il tono dell'intervista. Eccoci qua, i soliti, questa volta non due ma tre sul divano. Il consueto ormai appuntamento col doppiaggio. Esatto, ci siamo portati il cane a cuccia. Il solito appuntamento va al doppiaggio di Twilight con Stefano Crescentini, Federica De Bortoli e new entry, last but not least, il nostro Davide Chevalier. Vabbè, ci siamo appena visti alla convention, vi hanno chiesto di tutto e di più, quindi è veramente un po' difficile trovare qualcosa da chiedervi. Però visto che oggi è l'ultimo giorno, diciamo, per il doppiaggio, diciamo, del grosso del film, secondo voi, a parte, diciamo, il tempo più o meno che c'è il vostro personaggio, che cos'ha Eclipse in più o meno rispetto agli altri due film? Panico. Se l'avessimo visto. Almeno sicuramente le immagini, perché non abbiamo visto niente. Niente, non si capisce. C'è una paura della pirateria. Non abbiamo visto i lupi, non abbiamo visto nulla. Quindi ne... messo uno schermo e basta. Accidenti. Erano le bocche loro quando parlavano, cioè quando si aprivano questi tondini e si vedeva solo la loro faccia o la bocca. Tutte azioni fuori campo, comunque, cioè, dove loro non parlavano. Quindi le scene quelle più d'azione erano offuscate. Sì. Ah, niente da fare. Quindi pure voi lo vedrete quando esce. Esatto. Ah, ecco, la colonna sonora. Ci è piaciuta. La colonna sonora è molto bella. Ma diciamo, fighissima. I pezzi da terzi o lo score proprio, cioè quella solo musicale? Noi abbiamo sentito... Sì. No, proprio dei pezzi anche, sì. Erano molto belli, cioè, sì. Non ti ricordi proprio all'inizio. Una canzone che, sì, diciamo che abbiamo bella detto questa... la volevamo taggare. Ah, bene, 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 tanto già stanno su internet. Benissimo. Ah, bene, quindi niente, allora anche voi avrete la sorpresa. Sì, non vediamo come, infatti. Perché siamo va bene. Senti, vabbè, sapete come sempre che tanto l'intervista viene messa in internet dopo l'uscita del film, quindi non vi preoccupate di eventuali spoiler. Vogliamo sapere, c'è una scena in particolar modo che vi ha dato soddisfazione doppiare su questo film? Quella di ieri? Quella era bella. Sì, che sì, a un certo punto Jacob, insomma, dopo combattendo con uno i neonati, scontro, sì, viene praticamente distrutto, prende un sacco di botte e è tutto, cioè, gli hanno rotto le ossa. Allora poi Carlisle lo rimette a posto, ma lui comunque è tutto dolorante a letto. E poi c'è una scena a due con Bella, bellissima, molto bella, molto carina, insomma, delicata, tenera. Lei lo va a trovare e parlano, sì, sì, un po', insomma. Ricordiamo la scena della tenda pure, sì. È bella pure quella della tenda fra Jacob e Edward, sì. Quando loro, sì, due per un attimo comunque si avvicinano un attimo, perché sì, l'identità, possibilità di leggere i pensieri, quindi, esatto, quella lì è un modo. Quelle ci sembravano, sì, proprio pure belline. Quel finale sì, sì, romantico, il finale è romantico. Sì, fra Edward e Bella. Vedi quante cose escono, sì, fuori, quindi ce ne sono, sì, di scene. Beh, diciamo, questo è. A me mancano le scene quelle con Victoria ancora, mi sei dopo oggi. Perché io non ho fatto per esempio del trailer, quella parte lì che lui. Io l'ho fatta ieri, le scene con Vittoria. Io infatti non ho fatto nemmeno vedi, uno. Poi ci saranno dei rifacimenti, hanno fatto dei rifacimenti a Vancouver. Ma non è arrivato il file. Arriveranno, infatti. Arriveranno. Sì. Senti, una curiosità, visto che tanto sul film poi vi chiedono sempre tutto, ma la voce, diciamo, invecchia, ma non tantissimo. Quindi, vi vedete tra 30 anni a doppiare i nuovi diciottenni nel remake di Twilight, o vi piacerebbe fare qualche ruolo un po' più adulto? Con il bastone. Esatto. Dobbiamo doppiare Renesmee, che è cresciuta. Condannati a doppiare diciottenni per sempre, oppure vi piacerebbe qualcosa di un po' più, diciamo, qualche ruolo un po' più adulto? Adesso devo fare il provino per Anthony Hopkins, quindi... Ecco, vedi, non ti ci vedo, Crescentino. Io che c'è? Non lo so, non lo so. Ma lei va a lavorare al padre. Quindi in pratica così sarete per sempre Edward, Bella e Jacob? No. Io mi auguro di no, perché il bello proprio del mestiere, comunque dell'attore e anche del doppiatore, è proprio poi cambiare, ricancellare tutto quello che si è fatto e ricominciare ogni volta. Vabbè, poi capita che comunque doppiamo anche attori della nostra età. Sì, quello sì, a voglia, sì. Comunque attori più grandi, guarda, sì, anche su
si chiama, su Prince of Persia, comunque, ma tante volte, sì, pure tu quando fai Jason Biggs è più grande Jason Biggs, no, di coso, di, no, di Taylor. Ah beh, sì. Rispetto a Taylor. No, no, ma i trentenni va bene, no, il problema è che... No, lui Peter Falcinelli in una serie. È vero. Carlisle. È vero, è completamente diverso, sembra, cioè in questa serie si vede, cioè l'hanno truccato anche un po' più da persona, un po' più... matura. Esatto. Invece su quest'altra serie sembra proprio un ragazzo scheletto di 27-28 anni. Ah, bene. No? Ah, però. Però insomma, diciamo, mi sembra delle voci comunque, è un timbro che rimarrà giovane, perché di solito non è difficile che le voci invecchiano. Ma non è tanto il timbro, esatto, è come si dicono le cose, sono le intenzioni. Perché a volte trovi, ci sono anche nei nostri colleghi che sono più piccoli di noi, però magari hanno una voce non più grande più della nostra, però no, comunque più, un timbro bello profondo, però comunque poi lo metti su un trentenne, scolla, perché comunque non ha, certo, giustamente non ha testa, l'intenzione, non ha a vent'anni non puoi avere l'intenzione esatto di un trentenne. Infatti io ogni tanto Alessandro Rossi mi riprende perché dice non fare la nonna di Bella nelle scene con il papà quando c'era la nonna di Bella all'inizio di New Moon, però non parlava. Purtroppo, se no potevi fare una variante. Un paio di scarpe da ginnastica con un cinsetto da pischella, perché ha detto almeno sembra un po' più adolescente. Giustamente. Sentite, allora adesso vi faccio una domanda. Che cosa, ovviamente ognuno di voi, vorrebbe chiedere al suo personaggio, se potesse? Una domanda. Stefano, Edward, che ti diresti? Al personaggio, al personaggio? No. Potrei dire quanti anni hai, però... Io 108. Ovviamente se me lo presta un quarto d'ora, Edward. Allora, questa domanda. Che gli puoi chiedere? Io Edward gli chiedo. A chi a Bella? Gli chiedo a Bella. Se glielo presta, beh, giustamente. Un quarto d'ora, una giornata, non lo so. Anche perché quello è patrimonio dell'umanità, pare veramente triste che insomma solo lei. È vero. A me se mi dà un mozzichetto qua, mi fa diventare tipo Menannetto come lui. Ma dopo ritorno. Non si può, è irreversibile. Sappiamo se sto rischio. Sei reversibile. E senti, invece... Davide, cosa chiederesti? Ti chiederei, ma perché non te la tiri un po' di più? E non te ne trovi un'altra un po' meglio? Okay. Dunque, adesso, come tradizione, una scena che sentiremo al cinema. Comunque si è lasciato dietro la puzza. Quando lo incontreremo lo riconosceremo, ce ne occupiamo noi. Non ci serve che vi occupiate di niente e di nessuno. Non mi interessa quello che serve a voi. Bene, allora finisce qui. No, tu finisci qui. Basta! Sono stanca di questo. D'ora in avanti sarò la Svizzera, ok? Oh, grazie. Vi penseremo molto quando vedremo questa scena al cinema. Come al solito, grazie. Quest'anno veramente l'abbiamo visto tantissimo, non vi siete negati. Spero che di potervi vedere anche al raduno adesso il 10 luglio. Federica è stata già invitata. Sì, io vengo. Stefano è al compleanno, lo sappiamo. Comunque ti penseremo stesso. Davide pure è invitato, pure lui, ovviamente. Grazie come sempre. Ci rivediamo per Breaking Down. Sì. Un bacio. Un bacio a tutti. Ciao.